Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends. Oggi video un po' particolare rispetto al solito perché mi sono reso conto di una cosa che accade da tempo immemore ormai qui sul canale e che in questo momento attuale non mi sento più di voler snobbare, passatemi il termine, insomma non è proprio quello giusto, quello esatto, però comunque su cui mi sento un pochino di lavorare, soprattutto in questo periodo in cui c'è il Legends Festival in corso. Col Natale probabilmente ci sarà ancora di più da fare perché arriverà ancora più utenza, immagino, credo, non chiedetemi perché, ma lo sapete tutti, insomma. E quindi nulla, vorrei dedicarmi un pochino all'interno di questo mese, magari, ove possibile, con qualche video dedicato anche ai nuovi utenti, anche magari a coloro che o si sono approcciati per la prima volta al gioco in questo momento o che magari sono tornati, perché sì, potrebbe tranquillamente essere accaduto anche ciò, che magari sono tornati a rigiocare al gioco dopo aver visto ovviamente l'uscita di personaggi come i Blue Boys, Goku e Vegeta intendo, o magari Trunks, e quindi ci sta, o magari in vista proprio del Natale, perché no? Quindi volevo fare questo video dedicato alla composizione, alla creazione di un team forte, forte, su quali sono i criteri in realtà su cui basarsi per creare un team forte. Ovviamente cosa che però, ci tengo a dirlo, ho già fatto qui sul canale. Io ho già realizzato un video in cui vi andavo a spiegare più o meno passo per passo come creare un team forte, però mi sono sentito anche di voler rifare, di voler rimodulare, tra virgolette, quella guida proprio in questo periodo. Perché? Perché c'è nuova utenza che entra, quindi ci sono nuovi player, ci sono player che tornano, ma soprattutto perché c'è stato l'inserimento dei leader slot, degli slot leader o come volete chiamarli. Nuova feature inserita veramente da pochissimo e su cui mi sono reso conto che comunque anche i player che giocavano già da un pochino di tempo comunque non hanno ben compreso il funzionamento. Quindi facciamo così, questo video sarà un come creare un team meta, quindi un team forte, quali sono i criteri da seguire, ma soprattutto con il nuovo aggiornamento legato agli slot leader. Però io partirei prima di tutto da un altro discorso, perché tante volte prima di arrivare a creare un team all'interno del gioco c'è sempre una domanda in parte che mi viene posta, ma che in realtà ognuno di noi, ognuno di voi, si pone in primis. E la domanda è: ma quali sono i personaggi forti che ho all'interno del box? Ma quali sono i personaggi con cui effettivamente io potrei andare a creare un team forte? Ed è una domanda del tutto lecita. La risposta, ve lo dico, non esiste, cioè non c'è una risposta secca. In molti mi chiedete anche: Blazzi, ma esiste un sito dove io posso capire quali sono i personaggi forti, quali non sono, eccetera? Allora, come ho sempre detto, ci si può fare un'idea tramite qualche tier. Ad esempio, ci sarebbe Game Press, Dragon Ball Legends Game Press, una cosa del genere, che ha qualche tier. Il problema è che quelle tier vengono viste un po' male dalla community. D'altra parte però, quindi non le sto tra virgolette appoggiando, d'altra parte però, per uno che inizia, magari anche solo per iniziare a farsi un'idea di quali potrebbero essere i personaggi più forti del momento, potrebbe essere un qualcosa che un minimo potrebbe dare una mano, indubbiamente. Che poi possano essere sbagliati dei posizionamenti, che possa essere sbagliato altra roba, su quello non c'è dubbio, ok? Anche quando facevo io le tier non erano minimamente perfette, c'erano degli errori, indubbiamente. Bene, bene, bene. Detto questo, ci sarebbero da considerare anche altri fattori che potrebbero non capire tutti. Discorsi legati agli Zenkai, ad esempio. Se vedete, se aprite magari una tier, o se magari vedete che è utilizzatissimo, cosa che sto facendo ad esempio anche io, che è utilizzatissimo questo personaggio, questo Gohan Super Saiyan 2, che è fortissimo effettivamente. Se vedete che è utilizzatissimo e magari lo trovate all'interno di una multi per la prima volta, per la seconda volta, per la terza volta, e dite ok, ho trovato un personaggio che è fortissimo, beh, in parte sì, è vero, è fortissimo, potrebbe essere fortissimo, ma in realtà la versione in cui lo avete voi potrebbe non esserlo, cioè potrebbe avere, ha le potenzialità, ma non lo è in quel momento, non è in quel momento forte quanto lo è per gli altri. Per quale motivo? Semplicemente perché esiste una meccanica chiamata Zenkai,
è un'altra domanda questa che mi fate, poi va bene, parleremo. La cornice che vedete attorno a determinati personaggi non è una cornice che viene applicata dai player per bellezza, è la cornice che sta a significare che quel personaggio è a Zenkai. Per chi deriva dal mondo di Dokkan, è come se quel personaggio praticamente avesse subito l'Ezza, se vogliamo, ok? Quindi è una sorta di ribilanciamento del personaggio che lo riporta in meta e che spesso e volentieri lo riporta prepotentemente in meta, cioè addirittura per alcuni rende veramente il personaggio quasi inaffrontabile, come è stato per esempio per Gohan Red, per questo Gohan qui, per tanti tanti mesi. Ancora oggi è fortissimissimo. Ora, detto questo, quindi questo era un preambolo che mi sentivo tantissimo di fare nel capire quali sono i personaggi. Non è possibile, nel senso, uno si può fare soltanto un'idea, poi per saperlo realmente bisogna prendere un pochino più la mano col gioco, farci un pochino più l'occhio sulla lettura delle carte, su cosa vuol dire un effetto, cosa vuol dire un altro effetto, capire quali sono i criteri del team building, cosa che proverò a spiegarvi di nuovo all'interno di questo video. Quindi ci sono tanti ragionamenti da fare, ma un ragionamento fra i più secondo me comuni e semplici, se vogliamo, potrebbe essere capire un pochino la community, il parere della community, il sentimento, diciamo, verso determinati personaggi da parte della community. In che modo? Ad esempio, andando a vedere qualche video di PvP ad alto livello, potreste aprire anche qualche mio video, ora non per qualcosa, però comunque io le mie top abbastanza pesantucce me le sono fatte. Non per vanto e né nulla, assolutamente. Tranquillamente potreste passare anche in live e vedere quali sono i personaggi che utilizzo più spesso. Ad esempio, se vedete questo team con i Blue Boys, anzi, lo dico, i Blue Boys in questo momento attuale sono quello che potremmo definire il meta. Cosa vuol dire essere il meta? Vuol dire praticamente che tu hai in quel momento una sorta di vantaggio, o meglio, ti vai a creare un vantaggio, ok? Non sei al di sotto, almeno sulla carta, di qualcuno. Questo vuol dire essere in meta, secondo me. Cioè, non partire svantaggiato rispetto a tutti gli altri player, ok? Ma in realtà, in alcuni casi, partire anche in vantaggio. In questo momento, chi ha i Blue Boys parte comunque in parte in vantaggio, diciamolo, ok? Quindi i Blue Boys in questo momento attuale, che sarebbero Goku e Vegeta, essendo il meta, sono dei personaggi che voi vi porterete praticamente in ogni singolo match, in ogni singolo team ed in ogni singolo match, visto che anche la meccanica di Slot Reader lo rende possibile. Quindi l'idea, farsi un'idea di quali sono i personaggi più forti, è semplicemente fare una statistica, vedere ad alto livello quali sono i personaggi che vengono più utilizzati e più portati all'interno delle PvP, e quindi farsi un'idea già di quali personaggi mirare. Ad esempio, io mirerei Blue Boys e mirerei altra roba, tipo in questo momento Vegito, Purple, Gogeta Tech, Gogeta Viola, Verde, già faccio Goku Super Saiyan 3 Verde. Insomma, vabbè, vi farei comunque un elenco che non servirebbe a nessuno. Ma detto questo, passiamo finalmente ai criteri che vengono utilizzati per mettere su un team. Il criterio principale è e rimane uno, quasi uno ed uno soltanto, e cioè aprire la carta del personaggio, andare su Ability e selezionare Z Ability. Questo è praticamente il modo che avete più sicuro di mettere su un team, e cioè leggere la Z Ability del personaggio. Cosa vuol dire? La lettura di questa Z Ability è, ad esempio, più 30% ai Sagas from the Movies, ai Hybrid o ai Son Family sullo Strike Attack base, quindi sulla statistica base dello Strike Attack e della Strike Defense, ok? Entrambe. Quindi su Strike Attack e Defense vuol dire sia Strike Attack che Strike Defense. Bene, ciò cosa vuol dire? Che se voi decidete di voler creare un team, per esempio pullate i Blue Boys, ok? Se voi decidete che questo... Allora, la prima cosa da decidere per me quando si mette su un team è selezionare i personaggi dietro cui si vuol creare il team, e quindi partire magari da un personaggio, da due personaggi, da tre personaggi, magari, se siete un pochino più avanzati, e metter dietro poi a quei personaggi il resto del team. Quindi, partiamo dai Blue Boys. Son Family, Vegeta Clan, God Key.
Cosa vuol dire? Vuol dire che io nel momento in cui andrò a creare il mio team, al di là di slot leader eccetera, il mio team dietro ai Blue Boys, quindi primo paletto, Blue Boys, personaggi più forti del gioco, anzi personaggio più forte del gioco, bene, iniziamo già a metterlo in team, ok? Iniziamo già a piazzarlo. Poi andiamo ad aprire la Z-Ability. Cosa dice la Z-Ability? Che questi qui danno alle stats dei Son Family, dei Vegeta Clan e dei God Key tali miglioramenti, quindi 30% allo strike e blast attack, aumentano l'attacco sia sulle strike che sulle blast, ok? Bene, l'output di danno sulla statistica base, ribadisco. Però solo dei Son Family, dei Vegeta Clan e dei God Key. Quindi io quando andrò a mettere il team su, dovrò assicurarmi almeno nel 90% dei casi, per non dire 100% dei casi, dovrò assicurarmi di andare ad inserire all'interno del mio team possibilmente altri personaggi forti, ma che soprattutto rientrino in determinate categorie. Quali sono queste categorie? Quelle che vengono elencate proprio dalla Z-Ability. Quindi quelli che rientrano nei Son Family, quindi la famiglia di Goku praticamente, Gohan, Goku e tutto il resto insomma, i Vegeta Clan, quelli che rientrano quindi nella famiglia di Vegeta, Trunks, fermiamoci solo qui, o i God Key, il Key Divino, Goku Ultra Istinto, ci potete mettere dentro Vados, perché no, Vados che non rientra né in Son Family né in Vegeta Clan, ma comunque è una God Key, quindi viene elencata lì, bene, vuol dire che lei comunque si prende il buff. Poi c'è il buff aggiuntivo e 15% allo Strike Defense dei Sagas from the Movies. Cosa vuol dire? Vuol dire che quelli che fanno parte di Sagas from the Movies non prendono i buff precedenti, non prendono quel 30%, ma prendono soltanto quel 15% sulle difese. Quello è un discorso legato però all'episodio Sagas from the Movies. Come vedete, questa è un'altra cosa importante, perché non solo le Z-Ability, non solo le categorie, tra virgolette, dei personaggi vengono racchiuse nei targ, nei character tag, ma anche spesso e volentieri vanno utilizzati gli episodi, principalmente il Sagas from the Movies è uno di quelli lì più utilizzati. Quindi potete sia mettersi un team per episodio e sia per tag, o potresti unire tranquillamente le due cose. Quindi voi tranquillamente con questi Blue Boys ad esempio potreste mettersi un team che comprende questi qui, qualche personaggio che rientra nella famiglia di Goku, qualche personaggio che rientra nella famiglia di Vegeta e qualche personaggio anche che non rientra né nella famiglia di Goku né nella famiglia di Vegeta, ma che comunque è God Key, ok? Dovete tenere questo come paletto mentale nella creazione del team, ok? Potete anche aiutarvi poi tramite questo tastino di Tails per capire se state facendo bene le cose. Ad esempio, se io vado ad aprire... apriamo i Blue Boys. Per la composizione del team che ho io, vediamolo un pochino, abbiamo detto che ci vogliono i Son Family, i Vegeta Clan e... magari perché i God Key e magari i Sagas from the Movies. Qui cos'è che sono andato a inserire all'interno del team? Togliamo di mezzo Gohan Red. Anzi, mettiamocelo lo stesso anche se è slot leader, ok? Però ci sarà un altro discorso da fare. Son Family, Gohan Red. Son Family, Gohan Viola. Son Family, Goten. Quindi vuol dire che io già qui sto facendo qualcosina di buono, ok? Di giusto. Vuol dire in realtà, in primis, che io la Z-Ability, il buff che danno i miei Blue Boys, lo sto dando in questo momento sia a Gohan Red, sia a Gohan Viola, che a Goten Viola. Ok? Vi trovate? Perfetto. In realtà lo starei dando anche a Broly, se vogliamo, però sto dando soltanto la Strike Defense, ok? Teniamo questo a mente. Però, è vero che noi ci stiamo basando sui Blue Boys, ma noi dobbiamo basarci anche sugli altri. Quindi è vero che i Blue Boys scambiano con loro, danno a loro la loro Z-Ability, ma... sarebbe bene anche assicurarci che gli altri anche vadano a dare la loro Z-Ability, magari ai Blue Boys ed anche agli altri. Ed infatti andiamolo a constatare, perché se andiamo ad aprire ad esempio Gohan Viola, andiamo a vedere che dà un più 30% ai Sagas from the Movies, agli Hybrid o ai Son Family. Perfetto, abbiamo già risolto. Visto che i Blue Boys sono dell'episodio della Sagas from the Movies, ve l'ho fatto vedere prima, e rientrano effettivamente nel tag Son Family, lì andate ad aprire qui i tag, vedete? Gohan e Son Family, perfetto, la famiglia di Goku. Blue Boys sono della famiglia di Goku? Assolutamente sì, perché c'è sia Goku che Vegeta all'interno di questa carta. Quindi vuol dire che loro daranno la loro Z-Ability a Gohan e che Gohan, e la daranno anche a loro stessi, e che Gohan darà questi buff che vedete nella sua Z-Ability a se stesso, ma li darà anche a loro, li starà dando, ok? Contemporaneamente li starà dando anche
a chi fa parte ancora di Son Family, quindi ad esempio a Gohan Red. Li starà dando anche a lui, che è un Son Family, ok? E in realtà li sta dando anche a Broly, perché Broly, andiamo ad aprire, è un Sagas from the Movies. Quindi lui sta dando la piena Z-Ability ai vari Gohan che sono presenti all'interno di questo team, a Goku ovviamente, Blue Boys, ma anche a Broly perché è un Sagas from the Movies. Non lo sta dando a chi? Non lo sta dando ad esempio a lui, perché lui andando ad aprire i tag ovviamente non è... Ah no no no, in realtà li sta dando, in realtà, perdonatemi, errore mio, comunque lui fa parte di Sagas from the Movies. Però in realtà il discorso che volevo fare, speravo veramente non li dessi anche a lui, perché il discorso che volevo fare qual è? È che alcuni personaggi, non per forza in un team devono esserci 6 su 6 personaggi giocabili. Potreste anche creare un team con 3 personaggi giocabili su 6, ok? Dove vi portate sempre quei 3 personaggi. Per quale motivo quindi ho aperto questo qui? Perché ad esempio lui è da panca. Lui, la sua Z-Ability che ha è 50% ai blu e dai viola Strike Attack Defense, che è una percentuale elevatissima. 50% voi in Z-Ability lo vedrete quasi mai, ve lo dico, quasi mai veramente. Ed è altissima. Quindi, torniamo a noi. Lui cosa dà? Da 50% ai blu e ai viola, quindi come vedete le Z-Ability sono anche per colore. Io il mio team come ce l'ho composto? Ce l'ho composto praticamente da tutti viola, perché quelli utilizzabili per me sono solo i primi 3, ok? Io effettivamente ho creato un team dove per me i tre gli utilizzabili sono solo i primi 3 che vedete. Gohan rosso, Goku e Vegeta e Gohan viola, ok? Bene, e ci troviamo effettivamente perché lui dà ai blu e ai viola 50%. C'è soltanto però un personaggio che esce fuori da questa Z-Ability, da questo buff, ed è Gohan Rosso, che non rientra effettivamente nei buff che gli darebbe, che potrebbe dargli Android numero 14. Ed è qui che ci viene in aiuto la meccanica dello slot leader, del leader slot, perché fino a prima dell'inserimento di questa nuova feature, effettivamente, se noi mettevamo su un team del genere, avevamo più o meno sinergia quasi fra tutti, tranne per esempio per Broly, che non scambiava la sua Z-Ability con Gohan Rosso, perché Broly dà soltanto il suo buff di Z-Ability ai Sagas from the Movies, cosa che Gohan Red non è un Sagas from the Movies minimamente. Abbiamo detto che i 3 giocabili sono soltanto quelli lì, i primi 3 che noi vogliamo utilizzare. I 2 purple, insomma, l'oro e Gohan Viola, fanno parte di Sagas from the Movies, Gohan ne sarebbe rimasto fuori. Ma invece... Quindi prima dello slot leader sarebbe stato così, Gohan Rosso sarebbe rimasto fuori da tutto ciò. Con leader slot invece, con lo slot leader, le cose sono cambiate. Per quale motivo? Perché adesso leader slottare un personaggio vuol dire letteralmente splashare un personaggio. In che senso? Mettere un personaggio che, pur essendo esterno magari alle Z-Ability e alla sinergia che potrebbero avere determinati personaggi, comunque riesce a beccare tutti i loro buff. Ad esempio, facciamo quello lì più lampante. All'interno di questo team, Broly, che dà solo Z-Ability Sagas from the Movies, e Android 14, che dava 50% a blu e viola, non scambierebbero minimamente in condizioni naturali con Gohan nulla, nulla, se non lo mettessi in leader slot. Ma visto che io lo tengo messo leader slot, guardate un pochino qui, mi appare all'interno della lista dei details anche il buff di Broly, e mi appare anche, come potete vedere, quello di Android numero 14. Ma fateci caso, perché rispetto agli altri buff che lui si prende e basta, come potete vedere lui ha per questi buff qui un pochino, diciamo, la grafichetta oscurata. Questo per quale motivo? Perché viene specificato in realtà tramite questa dicitura. Cosa dice? Che se selezioni il leader del team come un membro della battaglia, questo effetto si attiverà, anche se comunque non andrà a corrispondere con i buff, con le condizioni che vi vengono imposte da altre Z-Ability. In soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che se voi inserite come leader slot questo Gohan, permettete agli altri, sia a lui che agli altri, di scambiare la Z-Ability a priori. Quindi, mettendo lui leader slot, sia lui darà il suo buff in Z-Ability, che è solo per gli hybrid e i Son Family, se non vado errato. Yes, solo per gli hybrid e i Son Family.
lo darà anche ad esempio a Broly, che non è un hybrid e Son Family, e a 14, che non è hybrid e Son Family. Quindi lui come leader li darà anche a loro, e loro li daranno a lui. Cioè tutto il team darà il buff al leader e il leader darà il buff a tutto il team. Però ad una condizione importantissima, questa la dovete tenere sempre a mente. Questa è una condizione che si va a verificare soltanto nel momento in cui voi portate il leader del team in battaglia. Se voi non lo portate, vuol dire che in quel momento state togliendo ad altri che magari non scambiano naturalmente il buff col leader, stai togliendo sia agli altri che a lui dei possibili buff. Quindi questa è una cosa molto importante. Questa è la vera, questo è il vero cambiamento nel team building apportato dallo slot leader, dal leader slot. Cioè che il leader prende tutte le Z ability a priori. Per esempio, anche, allora, anche se in questo momento io andassi a mettere, no? Vediamo, eccolo qui. Prendiamo questo Majin Buu, no? Ok? Se in questo momento andassi ad aprire la Z ability di questo Majin Buu, cosa ci dice? Che dà più 28% ai regeneration, strike e blast defense. Ok? Gohan non è... Facciamo un altro esempio ancora più lampante. Prendiamo Vados, ok? Prendiamo Vados. Vados a chi dà i buff in Z-Ability? Ai God Key, quindi al Key Divino, a coloro che posseggono il Key Divino. Gohan sicuramente non possiede il Key Divino. E a quelli che fanno parte degli universi rivali. Gohan è, non fa parte minimamente degli universi rivali e non ha nemmeno mai preso parte, almeno in quella versione, al torneo del potere, quindi non può minimamente possedere questi tag. Potete aprire la sua list, insomma la sua carta, e rendervene conto voi stessi. Quindi Gohan non scambierebbe nulla con Vados, e Vados non scambierebbe nulla con Gohan. Ma, visto che noi abbiamo leader slottato Gohan, come vedete, appare all'interno della lista anche il buff da parte di Vados. Vedete? Ma oscurato perché? Perché se noi portiamo in battaglia Gohan, otteniamo il buff di Vados. Vados scambierà questo buff con Gohan. Se noi non lo portiamo, né lui darà il suo buff a Vados e né Vados darà il suo buff a lui. Quindi è molto importante che voi, nel momento in cui andate a decidere il vostro leader del team, lo andate a inserire nel leader slot, molto importante che quel personaggio, almeno nel 90-95% dei casi, voi ve lo portiate dietro. A meno che poi non state mettendo su un team tutto categorizzato per bene. Ad esempio, vi mettete su, per dirvi, un team GT. Ah, e questa è un'altra cosa che volevo farvi vedere, perché vi sto facendo vedere questa cosa con leader slot. Ma se, ad esempio, io voglio vedere se Vados scambia qualcosa con Broly, guardate un attimo qui, se io vado ad aprire la lista di Broly, come vedete, nelle Z-Ability non appare Vados, perché vuol dire che Vados non riesce minimamente tramite la sua Z-Ability a buffarmi Broly. A differenza però di Gohan, che ci riesce nonostante Broly non faccia parte né di Hybrid né di Son Family, perché Gohan è il leader e, come vi dicevo prima, il leader prende sia dagli altri e dà anche a tutti gli altri. Ma solo il leader, ma soprattutto se ve lo portate. Se non ve lo portate, Gohan non darà più questi buff a Broly e Broly non darà più i buff a lui. Ok? Raga, credo di essere stato abbastanza chiaro e specifico. Quindi quando dovete mettersi un team, dovete basarvi a, prima cosa, sui personaggi più forti che avete. Dovete capirlo, dovete cercare in qualche modo di capirlo tramite il meta, tramite magari il domandare a qualcuno. Magari venite a domandarlo a me in live, venite a domandarlo a me tramite qualche commento nei video. Mi dite: Blazzi, io ho questi personaggi, ho questo personaggio, secondo te dietro chi dovrei mettersi un team? Se avete i Blue Boys, dovete mettere dietro di loro il team, non c'è dubbio, ok? Partiamo già da questo presupposto. Una volta scelto il personaggio o qualche personaggio dietro cui mettere il team, dovete mettergli dietro il team che sinergizzi, cioè che faccia parte di determinate condizioni che ha il personaggio, principalmente derivanti dalle Z-Ability. Quindi aprite la Z-Ability e cercate di costruire il team tutto legato a quella Z-Ability. Poi avete anche il personaggio bonus da poter inserire, che magari potrebbe non entrarci minimamente nulla con le Z-Ability dei personaggi, dei 5 personaggi che magari avete inserito nel team, ma comunque volete portarvi lo stesso e lo mettete come leader. Gohan ci azzecca nulla, lo mettete come leader e state tranquilli che si prenderà tutti i buff. Vediamo qualche altro esempio, se ce l'ho apportata. No, vabbè, qui sono principalmente tutti Saiyan. E
Eccolo qui, eccolo qui. Questo potrebbe essere tranquillamente un altro esempio. Guardate questo team. È la palissiano proprio qui. Broly da Sagas from the Movies. Androide 14 da Blu e Viola. Goku e Vegeta danno Son Family, Vegeta Clan, God Ki. Gohan da Sagas from the Movies. Nessuno praticamente scambia mezza roba con Demon King Piccolo. Tranne il piccolo LF. Tranne il piccolo LF. Ma avendo io messo come leader il mio Demon King Piccolo, come vedete, se me lo porto all'interno della battaglia, lui si prende comunque a prescindere da tutti questi buff. Va bene? Oltretutto, cosa che non avevo detto, effettivamente ci sarebbe anche da considerare un'altra cosa, che è però un pochino più avanzata. Ci sono anche gli Zenkai buff. Praticamente, se voi mettete in panchina, o comunque vi portate dei personaggi che sono a Zenkai, voi non solo avete a disposizione la Z Ability da poter scambiare, ma avete anche la Zenkai Ability. Ovviamente anche questa è categorizzata, quindi vorrà dire che voi, che io in questo momento, ad esempio, se vado a prendere Demon King Piccolo, starò scambiando tramite Piccolo, ad esempio, il 30% di Blast Attack e Defense, ma starò dando contemporaneamente anche un ulteriore buff a Demon King Piccolo di 40% su Strike Attack, 35%, 40%, 35%, soltanto a lui però, perché come vedete è categorizzato soltanto ai gialli e Regeneration, quindi vuol dire che questo piccolo giallo, a parte che non sta dando praticamente la Z-Ability a nessuno all'interno di questo team, Regeneration e Saiyan Saga non la sta dando a nessuno tranne che a Demon King Piccolo, però non ci interessa, va bene, volevo solo buffare Demon King Piccolo. E non sta dando soprattutto nemmeno la Zenkai Ability agli altri. La Zenkai Ability sta dando solo a Demon King Piccolo. Va bene? Ragazzi, spero di avervi chiarito un pochino le idee. O almeno schiarito in qualche modo. Non lo so. Vabbè, la stessa cosa alla fine. Se avete qualche domanda, mi raccomando, fatemela nei commenti. E nulla, dai. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto. Cercherò di lavorare un pochino su qualche altro video simile. Nel senso, non troppo arretrato. Proprio per principianti totali. Ma almeno anche per coloro che sono un po' intermedi e che mi sono reso conto che avrebbero qualcosina da rivedere, ecco. Detto questo, invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che ogni sera sono, quasi ogni sera in realtà, sono in live su Twitch. Trovate il link in descrizione, mi raccomando, seguitemi se ancora non l'avete fatto. Anche perché lì possiamo interagire ancora meglio. Quindi ragazzi, a questo punto io vi invito a commentare, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento anche in un prossimo video.